Buon pomeriggio a voi, Alexandra, grazie a voi. Dunque, Guido, vorrei partire appunto con un commento sull'apertura di oggi. 3 giorni di rimbalzi, 3 giorni di recupero, una performance strepitosa del Nasdaq in particolar modo. Cosa che disturba nella giornata di oggi, o forse diciamo che è la volatilità che è la vincente in queste giornate? Vi faccio vedere il VIX Index a 20,53, però ecco, non è troppo sostenuta, diciamo, la performance a livello di rialzi. Beh no, sicuramente noi sono 2 o 3 settimane che diciamo che la volatilità sarà il tema fondamentale fino alla prossima settimana, quando Fed e BCE daranno chiari segnali. E però abbiamo sempre detto che ci sarebbero stati strappi al rialzo e al ribasso, e poi gli indici sarebbero rimasti più o meno su quei livelli. E questo un pochino è quello che si sta verificando, sia alta volatilità durante la settimana, durante il giorno, ma poi alla fine gli indici non sono lontanissimi dai massimi storici, stiano sempre in quella zona, e aspettiamo appunto il 15 e il 16 dicembre della prossima settimana per capire qualcosa di più. L'elemento forse di oggi più interessante è il dato dei sussidi disoccupazione americani, che sono tornati indietro nel tempo al 1969, ossia il dato più basso dal 1969. Si parla tanto di ritorno agli anni 70 per l'inflazione, per i tassi reali negativi, e invece addirittura con questo dato di oggi siamo andati nel 1969, come il minimo più basso negli ultimi 50 anni. Quindi questo è un dato buono, che però il mercato, dove vede dati positivi, questo implica anche che potrebbe un pochino attenuarsi le politiche espansive della Fed. Quindi a volte una notizia positiva ha un effetto negativo sui mercati finanziari. Mentre l'altra, brevemente, l'altra seconda vicenda importante è quella di Evergrande, dove la banca, diciamo, centrale cinese in modo indiretto fa da garante su quello che sta succedendo su Evergrande. Quindi lunedì si parlava di default, da ieri a oggi si parla di comunque garanzia su alcuni prestiti, e sulla banca centrale cinese che ha aumentato le riserve sulle banche. Questo vuol dire maggiore liquidità, maggiori garanzie in generale, in maniera indiretta, da parte della banca centrale cinese sul sistema immobiliare cinese stesso. Guarda Guido, volevo, siccome hai menzionato ovviamente il dato del lavoro, che è il più significativo di oggi, senza alcun dubbio, sempre per quanto concerne gli States, siamo nella settimana prima della Fed, ti chiedo un parere: cosa ti attendi da parte di Jerome Powell? Perché da una parte, come abbiamo visto, i richiesti iniziali sui disoccupazioni sui minimi da 52 anni, e questo è strepitoso, manco per i livelli pandemici, qua si tratta di 52 anni, 5 decenni, insomma, i numeri sono veramente positivi, lo erano anche i JOLTS, cioè tantissimi posti di lavoro, poca però domanda, e cioè i lavoratori non vogliono tornare al lavoro perché per più motivi: alcuni hanno paura del Covid, altri diciamo che sono più disponibili ad aspettare per migliori opportunità di lavoro, ai terzi non gli bastano i soldi e così via. Volevo capire se questo, se dovesse comportare ulteriore aumento degli stipendi, perché c'è stato ed è importante, si possa scatenare una situazione di stagflazione, e se la Fed, a tuo avviso, ecco, sta considerando questo scenario. Beh, sicuramente, perché l'inflazione è permanente, tra virgolette, se ricade sui salari. Se l'inflazione invece è provvisoria, come si sostengono, hanno sostenuto la Fed soprattutto, staremo a vedere, anche se c'è stato un calo del petrolio e del natural gas, nei prossimi mesi, se questo verrà confermato. Il rialzo dei salari è, diciamo, l'elemento, la conferma, la prova del 9, che l'inflazione tende a salire, a crescere, a permanere. Quindi, giustamente, come hai detto, la Fed e tutti gli economisti stanno guardando i salari. E siccome appunto ci sono meno lavoratori, logicamente chi lavora chiede un aumento in una fase di difficoltà, e per forza i salari aumenteranno. Il problema è capire di quanto aumenteranno e per quanto tempo. Come con l'inflazione, l'inflazione, se è bassa e costante nel tempo, non è un problema. Se invece schizza in alto improvvisamente e non scende in maniera, diciamo, veloce, è anch'essa un problema. Quindi sui salari che aumenteranno siamo più o meno tutti d'accordo. Bisogna capire se anche in questo caso, come con l'inflazione, sarà un aumento forte e duraturo, o un aumento lieve nel tempo e quindi sostenibile, anche perché l'aumento dei salari sicuramente deve essere accompagnato da un aumento del PIL, della crescita E dell'economia, se certo. no, appunto, come dicevi tu, andiamo in stagflazione. No, no, assolutamente sì, c'è questo rischio, ovviamente non è troppo, diciamo, pronunciato, però rimane questo rischio. Che cosa ti piacerebbe sentire da Powell mercoledì prossimo, e cioè manca meno di una settimana? Beh, sicuramente già il messaggio del
della media ponderata nel tempo il 2%, un messaggio di flessibilità. Quindi già da un anno la Fed ha dato una flessibilità alla propria politica monetaria. Quello che ci possiamo aspettare è capire se ci sarà un rientro da queste politiche anticonvenzionali nel tempo, piano piano. Logicamente c'è la paura di inflazione. Diciamo che la Fed, Powell, c'hanno un pochino le mani legate, devono seguire i mercati. Questa secondo me è la novità del 2022, mentre un tempo si diceva non combattere la Fed, però la Fed non deve andare contro i mercati, quindi deve seguire quello che succederà sui mercati. Ma secondo me li ha seguiti anche fin troppo, ecco. Beh, li ha seguiti nel senso che li ha spinti, ha creato troppa liquidità che è andata a confluire logicamente sull'equity, perché non c'erano altre alternative, e adesso però questa liquidità va sgonfiata. E la Fed sa che non può sgonfiarla in maniera troppo veloce, e soprattutto se non c'è, se perde credibilità e fiducia. Quindi deve sgonfiare la bolla monetaria mantenendo la fiducia, e fiducia vuol dire tenere sotto controllo l'inflazione futura prevista, le aspettative di inflazione. Ed è un compito molto difficile e arduo, perché i mercati finanziari sono vasi comunicanti, la liquidità da una parte esce, dall'altra entra, quindi trovare un equilibrio è difficile, e la Fed questo lo ha capito, e quindi si muove in maniera flessibile, ma prima di avere, diciamo, una mossa definitiva fa le valutazioni e si muove con calma. Quindi prevedo annunci molto conservativi sia da parte di Powell sia la prossima settimana, ma anche nei prossimi mesi, perché la Fed non può prendere decisioni schiaccianti, quindi sarà sempre flessibile e piano piano troverà la strada per uscire da questa situazione. Non può dare segnali forti, questo sicuramente. Anche la prossima settimana la Fed non darà diciamo certezze definitive come ha fatto in passato. Allora, visto quello che ci hai appena detto, ovviamente che la liquidità va sgonfiata, come giusto sia, effettivamente, come bisogna posizionarsi sul mercato? Io direi, ci sono ovviamente alcune variabili da considerare, l'hai detta tu, la prima è la Fed, la politica monetaria meno accomodante, che diventerà sempre meno accomodante, si suppone, almeno dopo le ultime comunicazioni. La seconda variante è l'inflazione, che potrebbe anche essere positiva, per carità, ma potrebbe anche non esserlo, se ovviamente non va, diciamo tra virgolette, combattuta come doveva esserlo già da parte della Fed in particolar modo. E ovviamente la terza variante è l'Omicron. Come posizionarsi sul mercato soprattutto in questi ultimi giorni del 2021, considerando queste tre variabili, però variabili importanti? Beh, sicuramente che l'inflazione può essere un problema, sì, ma dipende anche se dal punto di vista del debitore o del creditore. Per i paesi con debiti alti, e quindi tutti i paesi mondiali, perché il debito pubblico è aumentato, un'inflazione un po' più alta, tassi reali negativi, fanno comodo al debitore, quindi questo a livello prospettico non spaventa più di tanto. Logicamente un'inflazione troppo alta, eccessivamente alta, sì. Quindi sicuramente gli stati non tenderanno ad abbassare l'inflazione, a tornare al livello precedente, tenderanno a controllarla. Quindi un'inflazione sì, ma non troppo alta, perché appunto hanno debiti eccessivi. E logicamente poi c'è la variabile della pandemia, che come abbiamo visto nel giro di una settimana è cambiata la view. Oggi si parla della terza dose come efficace, e quindi si naviga a vista anche in questo senso, perché si era passati al sell-off, adesso è tutto recuperato. Quindi sicuramente, come hanno già detto a chi mi ha preceduto, il mercato quello che non tollera è l'incertezza. Se c'è una view long o short, il mercato la segue e l'apprezza, ma quando c'è tanta incertezza, allora è un problema per gli operatori, perché il mercato odia l'incertezza, quindi, e questo quindi si è visto una volatilità. Sicuramente fare molta attenzione, tra parentesi volevo fare una sottolineatura su Amazon, che prima hai fatto riferimento. Attenzione, perché a parte che la multa deve essere contestata, quindi stiamo parlando ancora del nulla finché non è definitivamente un obbligo per Amazon, però fare delle multe a Amazon può essere pericoloso, perché su 100 dollari Amazon incassa 6 dollari, quindi tutti i 94 dollari sono la filiera, sono tasse, e se Amazon dovesse ritirare la produzione dall'Italia ci sarebbe un problema di disoccupazione, di costi sociali, anche per i distributori dei prodotti. Quindi diciamo, premere troppo sulla tassazione e punire un gigante come Amazon Italia potrebbe essere un boomerang pericoloso, che poi ci torna indietro, perché è anche peggio, perché tutto l'indotto non viene calcolato, e ci sono costi di logistica, di distribuzione, di dipendenti. Se Amazon dovesse ritirare la produzione dall'Italia, penso che forse a perdere di più sarebbe lo Stato italiano piuttosto che Amazon.
No, assolutamente sì, avremmo affrontato questo argomento senza alcun dubbio. In effetti, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro, 1,12 miliardi di euro appunto per abuso di posizione dominante, che però, come dire, anche ciò che sta facendo Amazon sicuramente non è giusto, soprattutto in termini di competizione, che è importante. Appunto, secondo l'autorità, Amazon ha danneggiato gli operatori concorrenti nel servizio di logistica per e-commerce, imposto al gruppo misure comportamentali che saranno sottoposte al vaglio di un monitoring trustee, e le condotte di Amazon, secondo l'antitrust, hanno accresciuto il divario tra il potere di Amazon e quella della concorrenza anche nell'attività di consegna degli ordini e-commerce. E dunque, sicuramente se si va a soffocare la concorrenza, la competizione, il mercato americano, in questo caso, scusate, il mercato italiano in questo caso diventa meno competitivo. Dunque, tu hai detto che c'è tempo, ovviamente, che Amazon andrà a dire la propria, però volevo capire se questa multa effettivamente la dovesse pagare, ci sarà qualche impatto a tuo avviso sul titolo che potrebbe comportare anche una buona opportunità d'acquisto? Vedo Amazon comunque al rialzo dello 0,3%, e cioè una reazione nulla. Sì, esatto, diciamo che questa notizia da parte d'Italia conta poco, però appunto ricordiamoci che Amazon, da quando è salita da luglio 2020 sopra i 3.000 dollari, è rimasta in un range tra 3.000 e 3.750 dollari, hanno avuto una tendenza, è rimasto sempre laterale, quindi è un titolo che è cresciuto parecchio, ma rimane in questo range, e finché per il medio e lungo periodo rimane all'interno di questo range è difficile dare una view per i prossimi settimane o mesi. Quindi sicuramente il titolo, che ricordiamo pure è uno di quei titoli che non dà dividendi perché è un titolo a crescita, se non supera i massimi che ha fatto a 3.750 nei prossimi mesi, allora è un problema, perché un titolo grow non può permettersi di stare tanto tempo in fase laterale. Quindi magari le questioni delle tasse già il titolo le anticipava già l'altro anno quando ha superato i 3.000 dollari, perché da lì è rimasto in fase laterale, il fatto logicamente della tassazione del big tech a livello mondiale. Quindi sta scontando quello, secondo me nel momento in cui le cose saranno più chiare e definitive potrebbe tornare a crescere e superare i massimi, quando si capiranno gli impatti e gli effetti di questa tassazione a livello globale per i big tech. Ecco, questa regolamentazione un po' più forte che stiamo notando, che inizia anche negli Stati Uniti. Non per caso il nuovo direttore della SEC è stato scelto appunto dall'amministrazione Biden, e infatti è una donna molto molto, diciamo, rigida sotto questo punto di vista. Potrebbe in qualche modo danneggiare la performance del tech? O, a proposito delle cose che ci siamo detti prima, si continua a puntare sul tech, ovvero i titoli growth? Beh, sul tech sicuramente il futuro, bisogna capire, secondo me probabilmente una bolla è sul diciamo, gli ESG più che sul tech. Sul tech c'è stata nel 2000, c'è stata una selezione e adesso sono rimasti monopolisti più grandi e più forti, e quindi se non arrivano concorrenti cinesi, se non arrivano altre realtà, rimangono in monopolio. Mentre sul mercato ESG sicuramente con il greenwashing c'è il pericolo che ci possa essere una bolla da qui un prossimo anno, anno e mezzo. Quindi sul tech non vedo bolle per il momento, ma la bolla può essere su tutto l'equity, nel senso, ripeto, con questa ingente massa monetaria, se si sgonfia il mercato, la domanda è farsi chi si sgonfierà meno. Adesso la domanda è chi crescerà di più, ma nel momento in cui rientrerà tutta la bolla monetaria bisogna capire chi scenderà di meno, che sarà importante perché, come dice Warren Buffett, nel momento in cui i mercati scendono bisogna fare gli acquisti. Quindi io guarderei più nel momento in cui si scende quali sono le cosiddette azioni a sconto poi da prendere il portafoglio nel medio-lungo periodo. Allora, faccio vedere rapidamente Apple, perché ci sono delle notizie, diciamo, positive per quanto concerne l'azienda di Cupertino. A 176 dollari per azione più 0,90% di rialzo. C'è un motivo: Apple ha vinto una decisione della Corte d'Appello che ritarda le modifiche del proprio App Store. Una precedente sentenza aveva invece ordinato ad Apple, appunto, di consentire agli sviluppatori di diversi app, naturalmente, di offrire alternative
alternative di pagamento al di fuori dell'App Store di Apple, appunto, derivante dalla sua controversia legale con lo sviluppatore di app Fortnite, appunto di Epic Games. Separatamente, Apple si sta avvicinando ad una valutazione di 3 miliardi di dollari, che sarà raggiunta quando il prezzo delle azioni raggiungerà $182.86. Quando accadrà questo, a tuo avviso, Guido? Beh, in questa settimana sta facendo più 9%, ha aggiornato i massimi storici. Quindi 182 potrebbe farlo già la prossima settimana. Come vediamo, è un titolo meglio impostato rispetto ad Amazon, perché ha aggiornato nel tempo i massimi storici, e anche questa settimana nuovamente un massimo storico. Quindi da 176 a 182, ma anche a 200, ripeto, se l'equity dovesse continuare a salire non mi stupirei. Sicuramente è un titolo che ha forza al rialzo, non ha mostrato difficoltà laterali come Amazon, e quindi nell'ambito dei big tech forse è ancora un cavallo, diciamo, su cui puntare, logicamente fino a $185-190 come target. Allora, ti leggo una domanda e dunque ci spostiamo a Piazza Affari, ma era giusto farlo. PNG ci scrive: buon pomeriggio Alexandra, che ne pensa Guido di Nexi? È il momento di entrare, sembra che nel settore siano tornati gli acquisti. Insomma, Guido, un parere su Nexi? Beh, dopo tante settimane in sofferenza, questa è una settimana positiva, sta facendo più 8,55 rispetto alla scorsa settimana. Sarà fondamentale mantenere per la prossima settimana, superare i 14,60. Se supera i 14,60, allora può recuperare 16 euro. Quindi l'inversione questa settimana c'è stata, ma va confermata la prossima sulla rottura dei 14,60. E però un target sotto i 16 a 15,60 non tanto ambizioso, perché non mi aspetto un'inversione così totale, però un rimbalzo di breve fino a 15,60 ci può stare. Ottimo, ti chiedo un ultimissimo parere su Unicredit. Ti aspettavi una reazione simile del mercato al piano industriale, che per carità è molto molto positivo, cioè senza alcun dubbio. Poi ci sono tantissimi buyback, tantissime distribuzioni dei dividendi, che sono due cose estremamente positive, specie le società, vedere le società italiane che esercitano il buybacks, che sono delle operazioni tipiche per i titoli americani, è una cosa quasi, adesso non vorrei esagerare, ma quasi all'avanguardia. Beh sì, sono politiche di remunerazione alternative al dividendo, ovviamente. E sicuramente il segnale su Unicredit più importante è stato i volumi, perché quando c'è stato l'annuncio Unicredit praticamente scambiava il 50% del controvalore su Piazza Affari, quindi tantissimi acquisti, e questo probabilmente anche dei fondi hanno acquistato per medio e lungo periodo. Quindi il segnale c'è stato perché si tratta di entrate con altissimi volumi, e quindi fa ben sperare. In questa settimana siamo a più 10% come rendimento settimanale. L'importante è che il titolo sia tornato sopra i 12 euro, perché 12 euro è anche una soglia psicologica che doveva superare già a ottobre, non c'era riuscito il titolo, e invece questa, diciamo, secondo me l'effetto positivo è il superamento della soglia di 12 euro. Poi oggi potrebbe anche chiudere più in basso, ma per la prossima settimana l'importante è rimanere sopra i 12 euro per un allungo ulteriore nel medio-lungo periodo. Infatti volevo semplicemente ribadire per chi ci segue, poi faceva parte anche del nostro TG News, appunto tutto ciò che riguarda Unicredit e questo spike rialzista. Oggi cresce quasi del 10%, non so se possiamo vederlo anche graficamente. Intanto è prevista tra il 2021 e il 2024 la distribuzione di almeno 16 miliardi di euro di utili, e non soltanto tra cedole e buyback, appunto il punto forse focale di questa frase. Gli azionisti con una base di 3,7 miliardi nel 2022, l'Italia è tornata centrale nei piani dell'amministratore delegato Andrea Orsel, contribuirà ai risultati del gruppo con oltre 2 miliardi di euro di utile al 2024, e dunque qua si torna al ruolo importante dell'Italia, e dunque ci si scommette sul mercato italiano, e cioè scommette lo stesso Andrea Orsel. Sappiamo che Unicredit è proprio la banca più internazionale italiana, e ci tenevo a aggiungere questo piccolo dettaglio. Dunque Guido, ultimissima domanda che ti faccio è appunto le tue aspettative per quanto concerne l'euro dollaro in vista della Fed, e non soltanto, in vista anche della BCE.
Lo stiamo dicendo già dalla scorsa settimana, l'euro-dollaro, se noi guardiamo la chiusura settimanale, sta praticamente da 3 settimane intorno a 1,13, però fa dei massimi e dei minimi lontani, quindi mi aspetto la prossima settimana un'alta volatilità, ossia si allontanerà velocemente da 1,13, ma sicuramente non ho la veggenza di sapere se andrà verso 1,14 o verso 1,11, però secondo me sicuramente la prossima settimana ci sarà un allontanamento da questo 1,13, perché sono 3 settimane di compressione volatilità e secondo me abbandonerà questo livello di prezzo, diciamo questo livello di cambio, per le prossime settimane, sicuramente fino a fine anno. Cioè, diciamo che 1,13 non dovrebbe vederlo da qui a fine anno, o a rialzo o a ribasso, lo sapremo nel momento in cui ci sarà la BCE la prossima settimana. Grazie mille Guido Giannacchi, Trading Room di Roma, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione, intanto buona giornata Guido. Grazie e buon fine settimana.